Oggi siamo a Caivano, ci troviamo presso il santuario di Campiglione, un grande evento, un evento molto importante, un convegno storico, culturale e religioso organizzato dal liceo statale Braucci di Caivano, diretto dal professore Giovanni La Montagna, in collaborazione con i padri carmelitani del santuario di Campiglione, padre Cosimo Pagliara. Un grande evento atteso un po' da tutti i fedeli, da tutta la cittadinanza. Si parlerà del miracolo di Campiglione, un miracolo avvenuto nel 1483, quindi il tema del convegno, il miracolo di Campiglione tra storia e tradizione. Interverranno esperti di storia locale, esperti di arte, oltre ovviamente a docenti, alunni, allo stesso dirigente scolastico La Montagna. Ma adesso andiamo un po' all'interno del santuario, andiamo a sentire un po' i protagonisti. Un grande convegno storico religioso organizzato dal liceo statale Braucci, diretto dal preside Giovanni La Montagna. Questo grande convegno storico organizzato in collaborazione con i padri carmelitani del santuario di Campiglione, con padre Cosimo, con l'architetto Carlo Adonisi, un grande evento che lei ha fortemente voluto portare qui oggi presso la chiesa di Campiglione. Sì, siamo un po' emozionati perché la dimensione dell'evento è solenne e particolare, ma si inserisce in un filone di impegno che il nostro liceo ormai da anni ha sul territorio di recuperare le radici storiche e culturali, cioè formare i nostri ragazzi a capire da dove vengono per poi ovviamente migliorare il senso di marcia per sapere dove andare. Ovviamente il tema è questo miracolo della Madonna di Campiglione avvenuto nel 1483, tanti secoli, un miracolo che resiste nel tempo, circa 6 secoli, preside. In verità noi siamo un liceo, abbiamo confidenza con la storia, i nostri ragazzi si confrontano quotidianamente con la storia e spesso abbiamo incontrato negli eventi storici episodi del genere. Avere qui, sul nostro territorio, un episodio così importante che ha sicuramente una dimensione religiosa notevolissima, ma ha un impatto storico, perché come sono solito dire io, questo episodio, questo fatto storico che coinvolge il nostro territorio regge l'urto del tempo e quindi far scoprire ai ragazzi i segreti di questo fatto storico, le condizioni che hanno fatto maturare questo miracolo di Campiglione e gli effetti che ha avuto nel tempo ci è sembrato una grande operazione culturale da far coinvolgere e vivere ai nostri ragazzi. Questo convegno storico religioso che è il prologo a quello che poi sarà il corteo del 12 maggio sempre alle 19:30 qui a Caivano, che vedrà in strada, le strade cittadine, circa 200 studenti preparati dai docenti ottimamente, stanno lavorando già a ottobre, quindi un lavoro che è da mesi. Sì, e infatti questo momento di questa sera è un momento di grande riflessione storica e in questo ci facciamo aiutare da due esperti di storia locale, il dottore Libertini che ha tra l'altro impegnato, profuso moltissime energie, non da adesso, da anni, uno dei curatori della famosa rivista Studia Dell'Ani, ha raccolto la pubblicazione di tutti gli scritti sulla storia di Caivano, poi c'è il dottore Pezzella, anche lui esperto di storia d'arte locale. È un momento che apre un percorso che porterà al grande corteo storico del 12 maggio. Approfitto per invitare tutti i nostri telespettatori a intervenire a questo corteo che vedrete sarà adornato da bellissime presenze, non soltanto le presenze storiche che saranno interpretate dai nostri alunni, dai nostri studenti, ma anche da importanti presenze storico-culturali, artistiche della città di Cava dei Tirreni. Nella sua brochure lei ha detto gli studenti interrogano gli esperti, perché interrogano stasera con questo convegno storico, culturale e religioso? È un po' il gioco delle parti, siamo abituati noi a interrogare i ragazzi a ricevere l'interrogazione, stasera c'è una sorta di vendetta al contrario e quindi saranno i ragazzi a invitare i nostri esperti con le loro domande ad approfondire l'evento di cui stiamo parlando. Per finire, ovviamente tra poco inizierà il convegno, dobbiamo ringraziare chi si sente di ringraziare in questo momento? Io mi sento di ringraziare innanzitutto i ragazzi perché hanno accettato di vivere questa bella sfida con grande entusiasmo.
entusiasmo, ovviamente accompagnate da tutte le docenti, i professori del liceo Braucci, che sono fantastici, sono magnifici. Ringraziamo con tanta passione. Con tanta passione, ormai penso che sia anche un dato acquisito dal territorio. Ovviamente ringrazio anche gli esperti che ci hanno aiutato, che ci hanno collaborato, il dottore Libertini e il dottore Pezzella, e poi anche le famiglie, perché le famiglie, anche se al momento con un po', diciamo così, in nascondimento, hanno collaborato, ma il 12 maggio saranno, la loro presenza sarà importante, perché dovremo preparare questo grande corteo che sarà, immagino, fantastico. Però stasera un'anteprima con i ragazzi vestiti in abito d'epoca. Questo immagino che lo farete vedere subito dopo. Sì. Mi riservo la sorpresa, così potete, i nostri telespettatori potranno vederlo in diretta con le vostre immagini. Bene, grazie, buon lavoro, a dopo. Grazie. Allora io inviterei il dottore Libertini che è qua, che ci sta. Prego, dottore. Dottore Giacinto Libertini, esperto di storia locale, questo bellissimo convegno importante non solo per i cittadini di Caivano, abbiamo visto la chiesa già piena con cittadini anche di altre città vicinori e tanti fedeli. Sono eventi molto importanti perché cercano di recuperare la memoria storica, l'identità dei luoghi e delle persone che vivono in questi luoghi. Cioè, sono iniziative lodevolissime che permettono di riacquisire conoscenze che sono seppellite nei libri, che non sono vive, ma che invece debbono essere vive. Vedo per esempio delle persone abbigliate un pochettino con abiti militari, però dobbiamo pensare che nel 400, noi parleremo del 400 questa sera, vi furono 3 eventi bellici in questa zona e dopo vedrete che eventi bellici anche di una certa importanza e riportati nei libri che hanno avuto una grande importanza per la storia del Meridione. Però se domandate a qualcuno di Caivano di questi eventi, non li conoscono. Allora è importante riacquisire questa cognizione. Tutto, io ricordo che tempo fa proprio l'Istituto Adellan, cioè, fu come dire, artefice di una bella iniziativa, un'ora di storia locale in tutte le scuole della città, in tutte le scuole del territorio. Insomma, un'ora di storia locale farebbe proprio bene, no? Farebbe proprio bene, però è molto più bello quando l'iniziativa parte anche dalle scuole, che molte volte non c'è questa sensibilità, cioè non c'è questo amore per la conoscenza, questo amore per riacquisire la propria identità. Allora, fin tanto che lo studio da parte degli studenti e da parte degli insegnanti è vissuto come un peso, un qualche cosa che bisogna sopportare, non è bene così. È bene che si ami quello che si va a conoscere e quello che si va a insegnare, è importantissimo. Eccoci con padre Cosimo Pagliara, rettore di questo splendido santuario qui di Campiglione a Caivano. Padre Cosimo, stasera il grande evento religioso, un convegno storico, culturale che rievoca un po' il miracolo di Campiglione del 1483. Lei, insieme al preside La Montagna, ha voluto fortemente questo evento qui a Caivano. Sì, quest'anno abbiamo voluto introdurre questo momento di rievocazione storica del miracolo della Madonna di Campiglione, soprattutto con l'intento di avvicinare i giovani alla storia e anche alla fede di questo miracolo. Speriamo che davvero abbia successo nei giovani soprattutto e abbia una risonanza culturale e spirituale nella città di Caivano. Vogliamo ricordare un po' ai nostri amici telespettatori il miracolo che fece la Madonna nel 1483, una vedova che piangeva, che ogni sera accendeva un cero. Sì. Nel 1843 abbiamo avuto davvero un segno strepitoso della presenza di Dio in questa città di Caivano. E la presenza di Dio si è manifestata proprio nella povertà e nella semplicità di una donna e questo ci aiuta anche a recuperare la semplicità della fede, e non soltanto la semplicità ma anche la spontaneità della nostra fede. E proprio verso questa donna che come mamma umana si rivolge una mamma divina, la Madonna, per chiedergli la grazia nei confronti di suo figlio perché sia liberato dalla condanna a morte. Questo miracolo ha lasciato dei segni nel popolo, tanto da essere tramandato per secoli. È ancora vivo il ricordo di questo miracolo, la celebrazione di questo miracolo ogni anno, nei giorni della festa che ricorre la seconda domenica di maggio
e il lunedì di maggio, un miracolo che, come dicevo, si tramanda di secolo in secolo, generazione e generazione. E adesso vogliamo coinvolgere i giovani, perché sono loro i futuri destinatari della storia della fede di Caivano. Ricordiamo pure ai nostri amici, Padre Cosi, che poi questi ragazzi, oltre che fare un corteo il 12 maggio per le strade cittadine, faranno anche la rappresentazione del miracolo. Sì, al termine del corteo storico che, diciamo, ripropone l'epoca del 1400 con vestiti, costumi, atmosfera, musica, storia anche. E alla fine del corteo storico i giovani ripropongono a tutta la popolazione di Caivano, con la loro espressività, con la loro giovialità, con il loro essere giovani, ripropongono la rappresentazione del miracolo della Madonna di Campiglione. È la prima volta che nella storia di Caivano in questi ultimi tempi si è proposto questo evento così interessante e attualizzante, il miracolo. Grazie Padre Cosi, poi ci rivedremo nei prossimi giorni per dare i dettagli del corteo e di altre manifestazioni. Perfetto, grazie a voi per la collaborazione nel diffondere questo retaggio di storia e di fede della città di Caivano. Quest'anno, Padre Cosi, bisogna ringraziare anche l'architetto Carla Donesi, che è un po' l'anima, no, del programma, coordinatrice, sempre in prima persona e a fianco a noi. Carla, un grande evento stasera e poi sarà un grande programma per tutta la durata della festa patronale, ricordiamo, nel mese di maggio. Sì, è un evento eccezionale, veramente molto bello. E quest'anno la festa di Campiglione sarà dedicata ai giovani, perché è importante riavvicinarli a quelle che sono le tradizioni del nostro paese. Quindi ci saranno tanti eventi dedicati a loro e ci saranno anche orchestre musicali giovani. Diciamo anche tante sorprese, no? E anche tante sorprese, sì. No, non sveliamo tutto si vedrà poi mano a mano che ci saranno gli eventi. Va bene. Quindi stasera questo convegno e poi seguiranno altre iniziative. Seguiranno tante altre iniziative. Allora, grazie Padre Cosimo, grazie Architetto Donesi, ci vediamo dopo, adesso spazza le immagini, tra poco inizierà questo convegno, seguiremo questo convegno storico, culturale e religioso. Bene, buona serata e buona partecipazione all'evento di questa sera. Adesso siamo un po' dietro le quinte, un assaggio di quello che sarà il corteo del 12 maggio qui a Caivano per le strade cittadine. Alcuni liceali, ricordiamo, circa 200 studenti del liceo Braucci scenderanno per le piazze di Caivano per rievocare questo storico evento del 1483, il miracolo della Madonna di Campiglione. Andiamo a conoscere un po' i protagonisti poi che saranno qui a Caivano il 12 maggio per le strade cittadine. Sono Adriana Ambrosanio, frequento la terza A scientifico e rappresento Giovanna III d'Aragona, regina di Napoli. Sono Giovanni Tralice, frequento la quarta D scientifico e interpreto Re Ferrante. Sono Biagio Aurima, quinta di scientifico e sono onorato terzo, conte Chetani di Fondi, feudatario di Caivano. Sono Chiacchio Maria Isabella, frequento la seconda B Scienze Umane e interpreto Lucrezia d'Aragona. Andrea Miele, quarta C scientifico, nelle vesti di Roberto Sanseverino, principe di Salerno. Neva Lucrezia, quarta BL, Raimondina Orsini del Balzo. Sono Mario Senese, della quarta di scientifico, e interpreto Antonello Sanseverino, secondo principe di Salerno, conte di Marsico e grande ammiraglio del Regno di Napoli. Sono Gaia Spadafora, della quarta BL, ed interpreto Costanza da Montefeltro. Sono Giovanni Falco, della quarta di scientifico, e interpreto Papa Pio II. Diciamo subito che questa manifestazione non ci sarebbe fatta se non ci fosse stata la disponibilità di Padre Cosimo, che è il rettore del santuario. Di che cosa parliamo? Di un sogno che abbiamo coltivato a lungo e che si inserisce in tanti sogni che noi educatori abbiamo. Sapete tutti che oggi è diventato molto più difficile, le cronache raccontano di vite della scuola particolari, problematiche. Noi vorremmo invertire la tendenza, fare della scuola un bel momento di vita dei ragazzi. Ai nostri ragazzi la storia da cui provengono. Conoscete, ma in passato remoto. Noi siamo... In questo luogo viene conservata una memoria storica che va oltre di questo territorio
e la vivono magari anche con un po' di superficialità. Abbiamo provato invece a farli rendere protagonisti di questi eventi. Mi ripeto le sue parole, quando io ho raccontato, lui ha detto due cose. Preside, si fa. Padre Cosimo. Allora, benvenuti a tutti questa sera in questo luogo carico di fede, di storia del popolo di Cairano. Non si può vivere senza sogno, senza utopia, è necessario. E questo sogno l'abbiamo realizzato, meglio, si va realizzando, e in questo voglio ricordare anche Don Peppino, che mi ha in un certo senso coinvolto. E una cosa positiva di questa esperienza è la collaborazione tra due agenzie educative, la scuola. Il miracolo di Campiglione è un magnifico esempio di storia locale che oggi abbiamo potuto apprezzare in tutta la sua interezza di fatto storico, popolare, artistico e culturale, grazie agli interventi dei nostri esimi relatori. Quello che ora gli studenti del liceo Braucci propongono è di passare dalla dimensione del raccontato a quella del vissuto, consentendoci di fare un fantastico viaggio nel tempo, alla scoperta della grande storia, quella che forse, fino ad ora, abbiamo incontrato solo nei libri. Oggi, con tutto l'entusiasmo che li contraddistingue, i nostri allievi intendono manifestare l'impegno profuso alla scoperta delle proprie origini, presentando a voi tutti i protagonisti del tempo, i grandi della storia del 1483, quando a Cairano si gridava al miracolo. Napoli, Ferdinando I d'Aragona e la consorte Giovanna III. Thank you.
consorte Costanza da Montefeltro. Sono Ferdinando Primo d'Aragona. I napoletani mi chiamarono Don Ferrante dopo la morte del mio amato padre, Alfonso il Magnano, nel 1458. Fui solennemente incoronato da Papa Pio II nel 1459 e nel 1444 sposai Isabella Chiaramonte, appartenente alla famiglia degli Orsini, una delle famiglie capostipiti dei clan baronali, per mantenere saldo il potere su queste. Isabella nel 1477 morì e sposai mia cugina Giovanna, sorella di Ferdinando il Cattolico, per mantenere dei buoni rapporti con la Spagna. Durante il mio regno ho combattuto le corte baronali e le battaglie contro gli Angioini, e tutto questo sempre nel nome della sicurezza per il mio popolo. E per voi, caivanesi, fece qualcosa di straordinario. Era il 1483, quando fervette il dissidio dei baroni, vi fu un omicidio per motivi di divisioni terribili e fu accusato un povero ragazzo innocente che riuscì a salvare pochi secondi prima che il boia stringesse il cappio al suo collo. E da allora a Caivano si grida il miracolo. Sono Giovanna d'Aragona, figlia del re Giovanni II d'Aragona e Navarra e della regina Giovanna di Tiget. Nel 1475 mio cugino Ferdinando I, rimasto vedovo di Isabella Chiaramonte, mi chiese sposa al re d'Aragona, mio padre. Divenni regina di Napoli il 14 settembre del 1477, quando, con una commovente cerimonia nel Duomo della città, sposai Ferrante. Fui poi incoronata il 18 settembre nella chiesa dell'Incoronata. Il mio consorte mi concesse numerose città del regno e mi nominò luogotenente generale perché sapevo gestire con grande perizia le questioni politiche. I napoletani mi accolsero favorevolmente e mi sostennero sempre, in ogni impresa. Il mio consorte morì a Napoli il 25 gennaio del 1494. Da quel momento divenni per tutti la triste reina. Sono Papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini. Nacque a Corsignano, da me rifondata come Pienza, nel territorio senese, il 18 ottobre 1405. Mio padre era Silvio Piccolomini, di nobile famiglia decaduta. Mia madre, Vittoria Forteguerra. Cambiai totalmente la mia vita di facile uomo di mondo dopo una grave malattia e divenni Papa nel 1458. Sconfiggendo il mio rivale, Guillermo de Soville, con l'arte dell'eloquenza. Poi il Papa francese se ne andrà in Francia e la nostra dolce patria sarà rubata dal suo splendore o resterà tra di noi.
La mia famiglia decise di chiamarmi Enea Silvio, in onore di Enea, figlio di Vene, avendo un avo discendente dalla scienza divina. Amai i classici latini e greci e fui incoronato io stesso poeta laureato. Come papa scelse il nome di Dio, in omaggio al tanto amato eroe virginiano, il Pius. Nel 1459 incoronai nella splendida cattedrale di Valletta del Ferdinando. L'anno prima riunì un congresso dei rappresentanti dei principi cristiani a Mantova per una crociata contro l'avanzata dei turchi ottomani che sotto la guida di Maometto II avevano conquistato Costantinopoli nel 1453. A tale fine istituì un ordine religioso cavalleresco, l'Ordine di Santa Maria di Bertolette. Ma tutto fu vano, poiché le potenze occidentali dimostrarono scarso interesse a partecipare alla nuova crociata. Il mio sogno più grande, una crociata per scacciare i turchi da Costantinopoli. La mia anima, la mia, sono ricordato con il Papa umanista. Sposai Lucrezia d'Aragona, figlia naturale di Ferdinando I d'Aragona. Ma il legame del mio casato con i grandi d'Aragona nasce però con mio nonno, l'illustre Onorato II, feudatario di Cavano dal 1456. Egli fu il più fedele sostenitore della casa d'Aragona e fu consigliere inseparabile di Re Ferrante, che in cambio gli diede il permesso di usare il cognome d'Aragona. Ma, ahimè, il figlio Pietro Bernardino congiurò con i baroni contro il sovrano e così mio nonno lo diseredò, ma con un nuovo testamento mi indicò come suo unico erede universale. Sono Lucrezia d'Aragona, figlia naturale di Re Ferdinando I d'Aragona. Il mio nome si lega soprattutto ai progetti matrimoniali che mio padre, per ragioni politiche, pensò per me. Fui fidanzata con un contratto del 10 agosto 1474 con Guidobaldo I da Montefeltro, Duca d'Urbino, ma, ahimè, infine questo progetto non venne più realizzato. Fui poi concessa in sposa ad Onorato III. Mio padre inizialmente aveva progettato di cedere in sposa ad Onorato mia cugina Sancia d'Aragona, ma anche questa volta le ragioni di Stato vinsero e il matrimonio tra i due non fu più celebrato. Però mio padre si servì di me per ricordare la fedele amicizia tra lui e il suo servitore, Onorato II, nonno del mio consorte, il grande feudatario di Caivano. Raimondina Orsini del Balzo. Sono il valoroso capitano Roberto Sanseverino, figlio di Giovanni, nono conte di Marsico, barone di Sanseverino, signore di San Giorgio e di Giovanna Sanseverino dei principi di Bisignano. Io stesso, principe di Salerno dal 1463, per volontà del re Ferdinando I d'Aragona. Noi, nobili salernitani, discendiamo da Torgis, un guerriero normanno che servì Roberto il Guiscardo nella battaglia di Salerno. Grande fu il prestigio della mia famiglia nel regno di Napoli ed io decisi di rappresentarlo con la costruzione di un magnifico palazzo, Palazzo Sanseverino, oggi Chiesa del Gesù Nuovo. Al canto del re Ferrante partecipai alla battaglia contro gli Angioini. Era la notte tra il 6 e il 7 luglio del 1460, quando guidato da Villani Reporto, salì sulle cime che sovrastano Salma e riuscì quasi a piegare i soldati nemici. Ma ahimè, fui attaccato ai lati e costretto a ritirarmi. Ero ricoperto di ferite e ferito alla bocca. Re Ferrante fu costretto a ritirarsi ed io a scendere a patti con gli Angioini.
ma successivamente entrai nelle grazie del re Ferrante e insieme a lui sconfissi gli Angioini in Sicilia. Infine, conquistai l'amata città di Salerno. Sono Raimondina Orsini del Balzo, figlia di Gabriele Duca di Venosa e Ippolita Caracciolo dei Conti di Avellino. Mio padre fu un generale napoletano ed ammiraglio e sposò mia madre nel 1431. Mia cugina, invece, fu Isabella di Chiaramonte, prima moglie di Re Ferrante. Sono la moglie del valoroso Roberto Sanseverino, un principe di Salerno che indusse molte imprese al fianco di Fernando I d'Aragona. Antonello Sanseverino e la consorte Costanza da Montefeltro. Sono Antonello Sanseverino, figlio di Roberto Sanseverino, primo principe di Salerno e di Raimondina Orsini, dei duchi di Venosa. Io stesso, secondo principe di Salerno, conte di Marsico e grande ammiraglio del regno di Napoli. Non proseguì l'opera di mio padre Roberto al fianco di Re Ferrante, ma al contrario fu a capo della rivolta di baroni locali. Ecco il mio piano. I baroni dei territori più vicini alla capitale avrebbero impedito al re di attraversarli. Le comunicazioni di Napoli con il resto del paese sarebbero state interrotte. Invece il re scoprì la congiura, i baroni si arresero. Ferrante salvò i baroni ribelli, ma già stava preparando la vendetta e aspettò quasi un anno per attuarla. Il 13 agosto del 1486 invitò tutti i baroni in Castelnuovo al matrimonio di sua nipote Maria Piccolomini, figlia del duca di Amalfi, con il figlio del conte di Sarno. Tutti i baroni furono accolti in pompa magna, ma quando furono tutti riuniti nella gran sala, il castellano li dichiarò tutti in arresto. Essi furono processati il 3 novembre e molti furono condannati e giustiziati. Io dovetti fuggire in Francia, travestito da mulattiere. Dovevo vendicarmi e così spinse il re francese Carlo VIII alla conquista del regno di Napoli. Al suo fianco entrai in Napoli il 12 febbraio del 1495 come grande ammiraglio del regno e principale consigliere del re. Ma il potere dei francesi non durò, ancora gli aragonesi. Era il 1496. Fu assediato da Re Federico nel mio castello Attigiano, ma dopo 2 mesi e mezzo dovette arrendermi. Cedetti tutti i miei possedimenti al re e mi rifugiai a Senigallia nelle terre di mia moglie. Sono Costanza da Montefeltro, consorte di Antonello Sanseverino. I miei sono illustri natali. Nacqui ad Urbino nel 1466, da Federico I, duca di Urbino, e da Battista Sforza, dei signori di Pesaro. Mio padre fu alleato del re Ferrante e con lui si schierò contro la famiglia Medici. Agì sempre per interessi politici. E lo fece anche quando nel 1480, all'età di soli 15 anni, mi concesse sposa al principe Antonello Sanseverino, di una ricca e potente famiglia del regno di Napoli. Il matrimonio, sfarzoso e magnifico, fu celebrato nel 1483. In verità, il mio arrivo fece scalpore nello stato di Diano. Si trattava comunque di un'unione tra due nobili casati. Così tutti i comuni vicini contribuirono ad organizzare festeggiamenti nel castello di Teggiano. Musici, giocolieri e menestrelli allietarono la giornata e tante, tante persone gioirono il giorno delle mie nozze. Per non dimenticare e per costruire una salda memoria storica
a tutela di un patrimonio culturale nel quale questo territorio possa riconoscersi, gli studenti, coordinati dal dirigente e dai docenti, coadiuvati da professionisti e sostenuti dalle famiglie e dalla comunità, intendono rinnovare la memoria collettiva, affidando ad un'impresa titanica il corteo storico tra le strade della città e la rappresentazione scenica del miracolo di Campiglione, il progetto di dar vita ad una nuova e significativa tradizione locale. Signori convenuti, il Re Ferrante vi invita ufficialmente alla grande festa del 12 maggio.